Con il PNRR l'Italia si trova un'importante sfida davanti per la ripartenza. Ecco, cosa vuol dire per l'Italia ricevere tutti questi investimenti, tutte queste risorse da poi tradurre in infrastrutture e investimenti sul territorio? Indubbiamente il PNRR in Italia è stato molto incentrato sulle infrastrutture, molto sulle infrastrutture ferroviarie. Questo è il primo punto. Se andiamo a fare un confronto con gli altri PNRR, ad esempio Spagna e Francia, vediamo appunto questo spostamento verso il ferro per quanto riguarda l'Italia. Quindi un punto sicuramente positivo. Il problema, o comunque le più grandi difficoltà, è riuscire a mettere a terra queste grandi quantità di soldi, perché si parla di decine di miliardi di euro, sui territori e cercare di migliorare davvero l'infrastruttura in maniera da renderla molto più efficiente rispetto ad oggi. Oggi l'Italia sicuramente ha un buon punto di partenza per quanto riguarda l'alta velocità, almeno fino a Napoli e Salerno. L'idea del governo è quella di espandere questa alta velocità anche ad altre regioni del sud, ma il punto essenziale è rendere tutto il sistema logistico italiano più efficiente. E questo può essere fatto non solo grazie al PNRR, ma anche grazie a una nuova regolamentazione più semplice e più efficiente per gli operatori ferroviari merci. Ecco, immagino che servano non solo le risorse che arriveranno dall'Europa, ma anche professionalità e anche a livello di riforme per agevolare tutto questo percorso, anche perché se si parla di agosto 2026 i tempi sono molto ristretti. Ecco, l'Italia è pronta per questo? Indubbiamente il PNRR deve essere accompagnato dalle riforme. C'è un altro punto che vorrei sottolineare, che ad esempio il PNRR ha dato molta attenzione ad esempio a tutto quello che è l'infrastruttura ferroviaria, manca sicuramente lato ad esempio trasporto aereo. Teniamo in considerazione che non tutto il trasporto aereo può essere sostituito dal trasporto ferroviario, anzi in Italia già abbiamo avuto una sostituzione, pensiamo al Milano-Roma con il treno ad alta velocità, quindi bisogna fare attenzione a dare importanza ad ogni singolo segmento di trasporto con il PNRR. Con i fondi del PNRR sarebbe essenziale andare in tutte le direzioni. Detto questo, il punto essenziale del PNRR è quello che deve essere accompagnato dalle riforme. Questo è il punto più complesso, perché anche politicamente è il punto più complesso, ma è necessario andare in questa direzione. Pensiamo alla riforma del trasporto pubblico locale, solo per parlare appunto di trasporto nelle città. Queste riforme sono necessarie, altrimenti c'è il serio rischio che tutti questi soldi entrino, diciamo, in un grande calderone, ma vengano di fatto sprecati. Quindi la necessità di fare le riforme è un punto essenziale ed è anche essenziale avere le professionalità per fare questo. Ad esempio, per il trasporto pubblico locale è facile dire fare una riforma, fare una liberalizzazione, ma quello che è davvero necessario è avere poi magari delle agenzie o delle autorità che siano in grado di fare delle gare e che queste gare possano ben funzionare per far sì che ci sia finalmente efficienza nel trasporto pubblico locale. Quindi è necessario tutto questo, quindi essere accompagnato non solamente grandi quantità di soldi, ma soprattutto riforme e professionalità. Approfitto per chiedere di fare un altro approfondimento. Ecco, la pandemia ha prodotto anche un aumento dei costi delle materie prime, del ferro, dell'alluminio, insomma di tutte quelle materie che poi servono poi anche per fare le infrastrutture. Questo può avere un impatto su le infrastrutture che si dovrebbero poi realizzare con le risorse del PNRR. Diciamo che questa grande crescita dei prezzi delle commodities sicuramente va a impattare tutti i settori, compreso quello delle costruzioni. Quindi questo è sicuramente un tema da tenere in considerazione e c'è da capire quanto questo surriscaldamento dei prezzi si manterrà. Noi stiamo parlando di un orizzonte temporale relativamente breve, da qua al 2026, e quindi c'è il rischio che comunque vi sia un aumento dei costi per quanto riguarda determinate opere che di fatto erano già state pensate, molte di queste erano state pensate prima rispetto al PNRR. Detto questo, è tutto il tema, diciamo, della logistica che deve essere tenuto in considerazione in questo momento, perché la logistica, come sappiamo, sta avendo dei forti colli di bottiglia, pensiamo nei porti, pensiamo appunto per quanto riguarda i prezzi dei container a livello globale. Ora, tutto questo deve essere tenuto in considerazione perché noi dobbiamo pensare a un modello per l'Italia sviluppato con concorrenza e soprattutto efficiente in modo da rendere più competitiva la nostra economia che per troppi anni è rimasta ferma.